Buonasera. Salve. Mister, finalmente la vittoria. Sì. Era importante per tanti motivi, perché non si vinceva da 8 gare, perché abbiamo fatto una settimana secondo me molto importante come crescita del gruppo. Però è logico che se tu fai una settimana importante e poi non viene il risultato, conta poco. Quindi era importante. Non era facile, perché il Carpi ha preso 3 gol in tutte le partite in trasferta fino adesso, e quindi non era per niente facile. Però abbiamo deciso di giocare con i nostri ritmi, di non andare con i loro ritmi e di provare subito a dare un'impronta forte alla gara. Bene, perché i ragazzi sono stati bravi. Una delle cose più belle è il terzo gol, perché è un'altra riconquista sul 2-0 altissima, e la voglia di proprio andare lì a prendere fino a chi ce ne avevamo. Bene anche dopo la gestione del secondo tempo, dove abbiamo continuato a voler assegnare, però cercando di risparmiare qualche energia e di tenere anche un pochino più la palla. È una gara positiva, rimane solo una gara, cioè se pensiamo di essere tornati bravi o quelli che delle prime 5 partite, commettiamo un grande errore. Noi dobbiamo mantenere questa determinazione, questo spirito di gruppo, sapendo che adesso stacchiamo, e penso anche meritatamente, un paio di giorni, e poi ci aspetta la gara più importante dell'anno. E quindi come atteggiamento, come fame, come voglia di fare risultato, deve essere ancora maggiore di quella di oggi. Proseguirai il ritiro oppure... Sì, ma era già stato deciso a prescindere dal risultato. Salve, mister. Salve. Grazie. Due considerazioni. La squadra giocava praticamente con lo stesso modulo del tecnico che l'aveva preceduto. Però, a differenza delle partite precedenti, non ho visto un contrasto perso. Segno che non era un problema tattico. Oggi è una gara che dobbiamo analizzare con le molle, perché dopo 3 minuti si è andati in vantaggio e quindi da certi punti di vista è andato tutto bene. Magari cose che nelle partite precedenti non sono andate bene, oggi è andato tutto bene. Però è andato bene perché i ragazzi l'hanno voluta anche impostare su una certa maniera. E il calcio, al di là delle qualità tecniche, tutto quanto si vive coi contrasti, coi duelli vinti, e oggi l'intensità è stata bella, con tanti raddoppi, con tante, anche volte in 3 su una palla, con una buona velocità della palla, con l'uso della zona del campo che a me piace di più, senza andare tanto sull'esterno, ma cercando di usare la qualità che abbiamo in mezzo. Va bene, c'è secondo me ancora tanto da fare, però avevamo bisogno, dopo 8 partite senza vittorie, di un risultato anche del genere. Che poi il risultato anche del genere bastava la vittoria. Venuta in questa maniera, va bene, non deve farci cadere né in presunzione e né anche in superficialità, perché appunto questa settimana, quella che viene, deve essere ancora più cattiva e ancora più determinata, perché il derby è una partita che bisogna fare, è la partita dell'anno. Buonasera. Questi giorni in ritiro, su cosa avete lavorato maggiormente? Cioè, avete sfruttato anche un po' il tempo per stare insieme, per parlare, per conoscervi meglio, oltre il campo, insomma? Sì, è stata una settimana molto ricca, dove abbiamo lavorato sicuramente bene, come da tutti i punti di vista, dove anche dal punto di vista del conoscersi è stato importante. Credo che questo un grande lavoro l'ha fatto il presidente, perché ci è stato sempre vicino ed è stato il traino di questa settimana. Ci ha trasmesso dei valori importanti, non solo calcistici ma anche umani, e credo che poi da lui il discorso si è allargato un pochino a tutti quanti. E noi eravamo consapevoli che, a prescindere da come andava la gara, sarebbe stata una settimana importante per noi, per come si è sviluppata proprio. Poi è logico che se tu con una settimana così la chiudi con una vittoria, prende tutto più forza. Adesso non dobbiamo commettere l'errore di essere superficiali, di pensare di essere bravi, di pensare di vincere le partite 5-0 sempre, ma dobbiamo tornare a fare delle grandi battaglie con le nostre armi, che sono certamente quelle anche di una certa qualità tecnica,
ma non possono prescindere dall'intensità nei contrasti, nei duelli, in tutto quello che è il calcio vero, secondo me, che appunto è voler vincere i duelli. Abbiamo subito una gara diversa dalle altre, una squadra cattiva e tranquilla nello stesso tempo, come nel basket. No. Abbiamo praticamente vinto tutti i tether, cioè la cosa, abbiamo lasciato scampo alla squadra avversaria. È chiaro che questa partita va archiviata subito per pensare al futuro. E come agirete in questa settimana per arrivare cattivi e tranquilli anche domenica? Ricordandoci come stavamo fino a ieri, non dobbiamo avere la memoria corta, perché abbiamo fatto delle settimane non bellissime, ma perché ci mancava la vittoria, non per altro. Cioè, chi fa questo mestiere e non ha i punti vive tutto con frustrazione. Quindi la partita di oggi è frutto di una capacità del gruppo di incamerare energia positiva per tutta la settimana, e dobbiamo fare uguale. Se commettiamo appunto l'errore di essere superficiali o presuntuosi, incontreremo una gara, una squadra che corre, che al di là dei punti che sta facendo, rende la vita tosta a tutti quanti. Quindi dobbiamo essere bravi a mettere le nostre armi, perché ci aspetta una grande battaglia. Mister, lei ha detto che state lavorando su due moduli dal punto di vista tattico. Le volevo chiedere, dopo questa prestazione, al di là dei gol e del costrutto che ha fatto vedere la squadra, quanto la fa propendere per la scelta di penta stabile di questo tipo di atteggiamento, considerata tanti grandi inserimenti che sono visti, delle mezzale, insomma, il grande movimento del rifinitore, gli incroci tra le punte, insomma, questa prestazione da questo punto di vista, quanto la farà propendere il futuro per la scelta di questo modulo? Ma questo è il modulo che la squadra ha nelle corde da più tempo, quindi logico che ha già dei vantaggi, e già poi la rosa è stata fatta anche cercando di battezzare questo modulo. Poi io credo che nel gruppo l'idea di avere un'alternativa deve rimanere sempre, che sarà un'alternativa che magari usi qualche minuto, che usi una partita dall'inizio, o che magari anche non usi mai, ci può anche stare. Però le cose che vanno fatte, secondo me, deve essere sempre un arricchimento. Nel modulo dobbiamo codificare tutto quanto, perché poi più passano le settimane, più abbiamo modo anche di capire, in base agli avversari, in base ai moduli, in base a tante cose, come rispondere e come mettere in difficoltà. Oggi mi è piaciuta perché il Carpi nell'arco della partita ha cambiato 3-4 moduli, perché è passato 4-4-2, 3-5-2, poi è passato qualche minuto anche 4-3-3, poi un'altra volta 4-4-2 e ha finito 4-3-3 ancora. E quindi bisognava sempre stare attenti, perché poi ogni modulo richiede attenzione. Logico che se giochi con l'intensità di oggi viene anche più facile. Però poi dopo ci sono degli sviluppi da privilegiare, insomma, va bene come è andata dopo la lettura della gara, che è stata una lettura sempre lucida e sempre intensa. È stato importante il ritiro anche per la forma atletica, perché abbiamo rivisto correre dei giocatori che in altre circostanze erano a spazi spenti. Ma il lavoro sul campo è stato lo stesso che avremmo fatto anche qui a Perugia, perché la settimana era quella. Paradossalmente avevamo anche un giorno in meno rispetto alle altre settimane, però vedo che i ragazzi in settimana seguono bene, e poi tante volte se uno vuole correre meglio deve correre assieme. Oggi tante cose sono venute bene, perché nei raddoppi, nelle scalate, nelle uscite erano tutte fatte e coordinate bene. Quindi il lavoro che stiamo facendo da 3 settimane inizia a vedersi nella convinzione dei ragazzi di andarli a prenderle e di lavorare da squadra anche quando non c'è la palla. Senta, la coppia di Carmine e Anna è la terza più prolifica di tutta la Serie B. Il segreto di aver riportato finalmente loro due sotto Anna vicino alla porta come seconda punta può essere stata una cosa determinante sotto questo aspetto? L'affiatamento che hanno questi giocatori. Sì, io credo che anche Cerri sia un giocatore che può darsi una grande mano, però
oggi non avevo scelte, nel senso che era squalificato, quindi non è che uno si piglia. Però credo che sia stato importante il lavoro di tutta la squadra, perché anche Buonaiuto ha fatto una partita importante, con delle giocate, con intensità e con sacrificio notevole, ma anche con la qualità nelle giocate. Quindi va bene così. Per come la vedo io, Ann deve ancora di più giocare vicino alla porta, perché a volte, anche per generosità, si fa portare lontano dalla porta, e invece lui deve diventare devastante, imparando a correre ancora meglio e imparando un pochino a usare più i compagni, perché ha delle qualità enormi, però i compagni possono metterlo ancora più a suo agio nelle giocate, e lui può ancora di più fare delle giocate importanti per i compagni. Buonasera. Buonasera. Che idea si è fatto della squadra adesso che sono passate due settimane? Rispetto all'idea che si era fatta all'inizio, lei ci disse giustamente che aveva grandi valori tecnici, lavorandoci insieme, trascorso questo periodo, è cambiato qualcosa, nel senso anche diciamo un ventaglio più ampio, oltre a quello tecnico, anche caratteriale, umorale? Che idea sta maturando di questa squadra e di questo gruppo totalmente, visto che c'è un'idea un pochino più chiara adesso? Sì. Ma l'atteggiamento è stato ancora meglio di quello che pensavo, perché mi seguono e provano tutto quello che veramente si prova in settimana, e non è così scontato. Anche nello sviluppo di gioco c'è l'idea proprio di seguire le linee che facciamo in settimana, e dico appunto non sempre è così veloce. Non deve però trarre in inganno sta partita, perché è una partita, e quindi c'è ancora tanto da fare, con mille variabili e mille difficoltà che troveremo, perché il campionato di B, nel momento in cui pensi di essere bravo, è il momento che vai in difficoltà, e purtroppo il Perugia l'ha già vissuto questa problematica quest'anno. Continuo a dire che ha dei valori importanti, usiamo ancora poco i nostri valori. Io non butto via per esempio neanche la partita di Venezia, perché Venezia in ogni caso è prima in classifica, e Venezia deve essere di insegnamento, perché Venezia usa il 200% delle qualità che ha, un po' per esperienza, un po' per meriti dell'allenatore, dei giocatori, per il fatto che vengono al campionato vinto. E noi abbiamo fatto una partita dove abbiamo creato pochissimo, però dal punto di vista dell'intensità, della voglia di provare le cose, abbiamo fatto insomma, una partita che non era stata completamente negativa. Poi avevi perso, però eri già stato squadra, concedendo pochi cambi gioco agli avversari, insomma... Io avevo visto anche delle cose positive, poi logico che quando perdi sta zitto e devi pensare solo a lavorare, però è una squadra che io vedo che nei giorni in cui stiamo al campo l'atteggiamento ce l'ha sempre giusto. Non dobbiamo commettere l'errore di pensare di essere bravi, e soprattutto il gruppo deve sentirsi tutto partecipe, perché se hanno avuto un segnale mio dall'inizio fino ad oggi, è che più o meno quasi tutti hanno avuto delle opportunità, e quindi devono vivere la squadra da protagonisti. Poi logico che c'è il momento che qualcuno è privilegiato, gioca di più, qualcuno un pochino meno, però l'atteggiamento deve essere sempre vincente, perché il nostro gruppo è forte non in 11 elementi ma in tanti elementi, e più saremo bravi e più saranno bravi loro a sentirsi coinvolti, e più potremo far bene. Buonasera, mister. Buonasera. Volendo pensare al derby, già da oggi, sì. L'impressione è che la Ternana sia una squadra molto caratteriale, non con grandissime doti tecniche. Cioè, quindi la partita si giocherà inizialmente sul piano caratteriale, e poi il Perugia potrà far valere le proprie capacità tecniche, e tra l'altro in un ambiente dove non ci sarà la tifoseria perugina, almeno quella organizzata. La squadra, la Ternana è una squadra che ha un'ottima intensità e muove anche bene la palla, non è vero che non è proprio che non ha qualità tecniche, è una di quelle squadre che partecipa a manovra con tantissimi giocatori, quindi non è una partita facile, è semplice. E noi dobbiamo saperla leggere, sapere che nella gara ci saranno diversi momenti, magari momenti in cui saremo noi ad avere più forza e momenti in cui ci sarà da soffrire, sapendo che il derby, e poi la Ternana lo insegna, fino a quando non è finita, che non fischia l'arbitro, è sempre tutto in gioco, perché è una squadra che ha recuperato più volte, mi ricordo un'ultima quella con
con Spezia, che era sotto di 2 gol, è andata a vincere 4-0. Nell'arco della partita cambia anche più facce tattiche e quindi dobbiamo essere veramente bravi a fare le letture giuste. Prego. Mister, buonasera. Penso che non offenderla se dico che lei ha un atteggiamento molto soft quando si presenta sia di fronte in media o penso immagino anche con la squadra, in generale, insomma, con la piazza. A proposito di questo, mi viene a pensare che forse domenica, anche per la sua esperienza in Serie B rispetto invece al collega che ha di soldi in Serie B, si affrontano da allenatori che sono, diciamo, un po' agli antipodi per quello che è l'espressione anche appunto di contenimento. Ma io penso che alla fine uno deve essere se stesso, io sono fatto in una maniera, gli altri sono fatti in un'altra. Poi noi come allenatori abbiamo, certamente, io penso che la figura dell'allenatore sia fondamentale, non importante, però è anche vero che poi in campo non vado io, quindi sono più fondamentali i ragazzi e nel derby ancora di più certe caratteristiche diventano importanti. Poi certamente io voglio preparare nel migliore dei modi e il mio collega farà uguale. Però al di là di questo poi sta la squadra che vince il derby, o vince o fa risultato nel derby, e quindi dobbiamo fare una grande partita da squadra. Certo che ci tengo tanto, poi magari uno non lo fa vedere, ma ci tengo tanto.